Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. E lodo il Signore perché un giorno sei tornato e mi hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione con lo Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamoci bisognosi della misericordia del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo figlio, quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i tuoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei l'onore del nostro popolo. Tu sei l'onore del nostro popolo. Benedetta sei tu, figlia davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Tu sei l'onore del nostro popolo.
Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini, essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Solo un breve pensiero. Siamo reduci della celebrazione solenne del 13 maggio, abbiamo ascoltato chi era presente qui al santuario, la parola che ci portava il presidente, ma questa mattina, essendo la messa in lingua italiana, vogliamo pregare il Signore affinché, accogliendo sua madre che ci ha consegnato sotto la croce, possiamo vivere tramite lei la pienezza dell'incontro con Cristo. E in modo particolare in questo luogo santo ognuno di noi può e deve affidarsi, soprattutto in questo momento storico del nostro tempo che stiamo vivendo. E non possiamo fare a meno di pensare alle persone che soffrono, la guerra dell'Ucraina, che di così si parla tanto, ma soprattutto anche di coloro che sono malati. Possiamo aprire il cuore alla parola, e perché con la parola, medicina dell'anima, riusciamo ad andare avanti. Riusciamo ad andare avanti anche se certe volte nella nostra vita viviamo momenti bui, momenti lontani da quella gioia che il Signore ci chiede di avere, ma è una gioia, come ci ricordava ieri il Papa, la santità porta la gioia, ognuno nel suo specifico essere, ognuno nel suo specifico essere persona. E allora con il Signore, soprattutto con Maria, andiamo avanti senza scoraggiarci, e sicuramente chi fa la volontà di Dio riesce a vivere già su questa terra una vita serena, una vita in pace con se stessi e con gli altri. Vogliamo affidare alla Santa Vergine Maria di Fatima tutte le nostre intenzioni nel silenzio. Sia lodato Gesù Cristo.
In questo luogo santo, dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore, per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e dell'espansione del Regno di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria ascoltino, amino e annunciano la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrano nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per questa assemblea e per tutte le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria coloro che cercano Cristo l'incontrano, i peccatori si convertono e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Una preghiera personale. Ieri il Santo Padre ha canonizzato il fondatore che abita a pochi metri da casa mia, San Giustino Maria Russolillo, fondatore dell'Ordine dei Vocazionisti e delle Suore Vocazioniste. E quindi insieme il suo motto era Fatti Santo, e voglio pregare insieme alla Santa Vergine affinché ci possano essere tante vocazioni in tutti i vari ordini religiosi. Preghiamo. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Questa offerta, guarda noi, Signore, tutto noi t'offriamo per unirci a te nella tua messa, la nostra messa. Benedetto sia il Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto sia il Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, affinché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre l'Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Celebrando la memoria della Beata Vergine Maria di Fatima, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare
nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale, diventando madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la Patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi liberamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi.
Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta Marto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. La Santa Comunione verrà distribuita solo sulla mano. Posso bere dal calice? No, no. Ah, faccio solo così.
Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione vogliamo ricordare coloro che abbiamo, nostri parenti e amici, alla Madonna, dicendo un'Ave Maria tutti quanti insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora del Santo Rosario di Fatima, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata a tutti. Il 13 maggio a Parma.